con il nostro TG Sport. Oggi apriamo con un'intervista speciale. Lo sappiamo, ve lo stiamo raccontando. È iniziata quest'oggi la 94esima nuvolata degli Alpini, proprio qui a Udine, e la Dacia Arena organizza dei tour previa prenotazione per non solo gli Alpini, ma chiunque voglia andare a visitare le strutture. Allora, quest'oggi abbiamo proprio intercettato un alpino che ci ha raccontato la sua percezione sullo stadio, ma anche qualche racconto particolare. Sentiamo. Ospite speciale alla Dacia Arena, non ci capita tutti i giorni di vedere una penna nera qui allo stadio. Allora, con chi ho il piacere di parlare? Gino Bedino, da Cuneo. Quindi, adunata più approfittare Adunata di più. visitare lo stadio. Sì, ho approfittato di visitare lo stadio perché è stato classificato il migliore d'Italia e in effetti devo dire che è il migliore d'Italia. E di quegli stadi che ho visto, il migliore d'Italia sicuramente. Prima volta quindi alla Dacia Arena. Sì, prima volta. Sì, l'Udinese, a prescindere dai colori che sono un po' come quelli della Juve, che non, però è un'ottima squadra, una squadra che si è sempre comportata onestamente in Serie A, ha sempre fatto delle belle figure. È stata anche una squadra che ha fatto qualche piacere, ha battuto la Juve, ha battuto l'Inter e qualche volta ha battuto anche noi del Milan e queste cose, però è una bella squadra veramente. Recentemente, tra l'altro, ha battuto anche Sì, voi del Milan. Ecco, recentemente, recentemente. che programma ha poi adesso in questi giorni che parte la radunata? Con oggi davvero siamo entrati nel vivo. Sì, allora io ho girato un po' già ieri per Udine, perché Udine è una cittadina, un centro storico bellissimo, e gli udinesi, i friulani tutti, sono della gente simpatica, li ho conosciuti quando ero militare, devo dire che sono della gente brillantissima. E poi adesso domani speriamo che il tempo accompagni, si possa fare dei giri per il centro storico, domani mattina arriva l'abaro dell'associazione, arriva la bandiera di guerra, arrivano tutte le cose e sono delle manifestazioni importanti che fanno della dunata, diciamo, una cosa a livello nazionale, perciò è giusto ricordare anche queste cose. Assolutamente. Prima di chiudere le chiedo di che gruppo alpino fa parte. Faccio parte del gruppo Alpino di Vernante, in provincia di Cuneo, nella Valle Vermenagna. Ed ora ritorniamo invece a parlare di Udinese, facciamo un punto rispetto all'allenamento odierno, lo sappiamo come ogni giovedì, l'allenamento inizia ad essere a porte chiuse per lavorare sulla parte tattica in vista della prossima sfida al Franchi. Ci concentriamo sul nostro servizio anche su Beto, dato che è da molto tempo e anche quest'oggi non si è allenato in gruppo, e poi anche un'analisi rispetto a quelle che saranno le ultime quattro gare di campionato. L'Udinese si avvicina a grandi falcate alla sfida contro la Fiorentina in programma allo stadio Artemio Franchi domenica alle ore 15, uno stadio che per 15 anni è stato un vero e proprio tabù, sfatato soltanto lo scorso anno e possiamo dirlo che è stato anche sfatato alla grande con quel 4-0 con cui i bianconeri si imposero la scorsa stagione. Adesso però ripetere l'impresa non sarà facile. Sottil anche nell'ultimo allenamento l'ha ribadito ai suoi ragazzi iniziando a parlare di tattica in vista proprio di domenica. I friulani però si avvicinano all'appuntamento in Toscana ancora con il dubbio Beto. Il portoghese continua ad allenarsi a parte dopo il problema che l'aveva bloccato alla vigilia della gara di Lecce. Sente ancora un po' di fastidio il numero 9 ed ecco perché è difficile sbilanciarsi sul suo eventuale utilizzo, anche se ad oggi il favorito per occupare la casella di centravanti è ancora Ilija Nestorovski, che alle sue spalle probabilmente riavrà il Tucu Pereira con Samardžić che dovrebbe tornare titolare al posto di Florian Thauvin. Questa potrebbe essere una lettura in vista di una gara che è a tutti gli effetti un autentico spareggio per l'ottavo posto. Al momento ci sono ben 5 squadre appaiate a quota 46 punti e tutte vogliose di vincere questo mini campionato in questo rush finale di 4 match che mancano al termine della stagione. La domanda che sorge spontanea a questo punto è: chi ha il calendario migliore? L'Udinese andrà appunto a giocarsi lo scontro diretto con la Fiorentina in trasferta, poi avrà la Lazio in casa, di nuovo una trasferta insidiosa a Salerno e si chiuderà in casa contro la Juventus. La Fiorentina, come detto, affronterà l'Udinese, poi un altro scontro diretto in questo mini girone contro il Torino e poi chiuderà con la Roma in casa e col Sassuolo in trasferta. Forse il calendario più facile ce l'ha il Bologna, che è vero affronterà la Roma in casa, però poi avrà Cremonese, Napoli e Lecce, squadre che potenzialmente, a parte i pugliesi, non hanno più da giocarsi quasi nulla. Il Torino affronterà, come detto, la Fiorentina. In mezzo alla gara contro la Viola ci saranno Verona e Spezia.
in casa e poi si chiuderà contro l'Inter. Alla fine c'è il Monza che affronta Napoli, Sassuolo, Lecce e Atalanta. Insomma, nessuna di queste ha un calendario semplicissimo e l'idea è che si giocherà davvero tutto negli ultimi 90 minuti. Una di queste ultime quattro gare sarà proprio quella contro la Lazio. Allora vi diamo alcune informazioni in merito all'acquisto dei biglietti. Un altro big match in notturna da vivere alla Dacia Arena. Domenica 21 maggio, infatti, alle ore 20:45, i bianconeri ospitano la Lazio. I tagliandi sono in vendita dalle ore 12 di venerdì, domani 12 maggio, e per l'occasione ci sarà una tariffa speciale per gli under 18 che potranno assistere alla partita acquistando il biglietto a soli 5 euro in tutti i settori della Dacia Arena. Quindi le vendite sono aperte sia online sia presso le rivendite autorizzate e ovviamente anche presso i botteghini esterni della Dacia Arena. Per tutte le altre informazioni vi rimando al sito che vedete in sovraimpressione. Una bella soddisfazione invece per Simone Pafundi, che sarà tra i grandi protagonisti del Mondiale Under 20. Il talento bianconero infatti è stato convocato dal CT Carmine Nunziata per la rassegna iridata che si terrà in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno prossimi. Un appuntamento di prestigio che grazie alla presenza di Simone e non solo si tingerà di bianconero. Pafundi sarà impegnato con l'Italia a partire da domenica 14 maggio, quando scatterà a Roma il raduno con i giovani azzurri che debutteranno nella fase a gironi del torneo domenica 21 maggio, affrontando a Mendoza il Brasile dell'altro talento bianconero Matheus Martins. Tre giorni dopo sarà la volta della sfida alla Nigeria prima di concludere il girone affrontando la Repubblica Dominicana. Ovviamente un grosso in bocca al lupo a Simone per questa bella esperienza. Ieri il derby di Champions League se lo aggiudica l'Inter di Simone Inzaghi in una gara indirizzata in soli 10 minuti e 16 secondi con due gol, Dzeko e Mkhitaryan, per un Milan che non può nulla in vista della grande forma dei neroazzurri. Questa sera invece è turno di semifinali di Europa e di Conference League. In Europa Juve e Roma contro rispettivamente Siviglia e Bayer Leverkusen, mentre in Conference League una Fiorentina, prossima avversaria in campionato dell'Udinese, che vorrà far bene in questa competizione contro il Basilea per trattenere la Coppa in Italia dopo la vittoria della Roma nella passata stagione. Passiamo ora al basket invece, perché ieri si è parlato dell'ufficialità di Terry, il nuovo acquisto americano del APU, e quindi è stata fatta una scheda di presentazione. Andiamo a sentire proprio gli interventi che hanno studiato il profilo del giocatore. Terry è un grandissimo acquisto, secondo me. Allora, innanzitutto è un difensore formidabile. Sia dal punto di vista verticale ma sia dal punto di vista orizzontale, perché è vero che salta tantissimo e che ha un atletismo debordante, però è anche uno che tiene gli scivolamenti, che sa usare il corpo, quindi nella protezione del ferro Udine fa un miglioramento assolutamente notevole. In attacco è un giocatore che comunque ha viaggiato oltre la doppia cifra in Serie A. Però questo, ricollegandomi a quello che dicevi prima tu, non è il lungo che vuole ricevere tante volte la palla profonda per giocarsi l'uno contro uno, è piuttosto uno che vive di rimbalzi offensivi, di transizioni, di tagli, quindi di gioco senza palla, e quindi anche da quel punto di vista secondo me è una presa perfetta per Udine. Dal punto di vista umano, insomma, dalla piazza di Trieste ci parlano di un ragazzo sicuramente ottimo per lo spogliatoio, un ragazzo disponibile che poi, come abbiamo visto, tecnicamente anche non reclama troppo il pallone ma vuole solo finalizzare l'azione. Poi ha questa particolarità di essere un po' come il nostro Esibue, lo dicevo anche fuori onda, molto legato alla religione e quindi anche molto con la testa a posto, se così vogliamo dire. Quindi anche sotto questo punto di vista i presagi sono dei migliori. Lui in quel ruolo di 5 è arrivato dopo, perché lui ha cominciato come numero 4 e come giocatore perimetrale. Noi vogliamo pensare a Terry solamente come l'uomo che
salta sopra gli altri, prende a schiaccia, limitiamo il suo potenziale al 10%. L'esperienza che ha fatto in Europa, in Turchia, in Israele, con la Stella Celeste, con la Stella Rossa, ma anche in Cina, mi sembra, da qualche parte in Asia, in Corea, parlano di un giocatore che corre il campo sia dal centro che sulle ali. Quindi per lui ricevere la palla fronte al canestro o di fianco al canestro è la stessa cosa. Sconfitta la APU del Ser Udine in semifinale di gara 2 del campionato di A2 e quindi di conseguenza si parla di stagione finita, però assolutamente molte le soddisfazioni del coach Massimo Riga, che abbiamo intervistato proprio dopo il match di ieri al Carnela. Prima di tutto i complimenti a Sangue Milano. Ho detto al coach a fine partita: non voglio vedervi più il prossimo anno in questa categoria. È stata una bellissima partita, devo essere sincero. Le mie hanno giocato il 110% di quello che potevano esprimere, forse qualche errore di troppo, ma dalla parte opposta c'era comunque una grande squadra. E al di là delle individualità, una squadra che ha fisicità, che ha profondità anche nella panchina, e comunque dobbiamo fare i complimenti a loro. Per noi si chiude una stagione che io definisco un'altra stagione che ha regalato emozioni. La mia gestione in questi due anni ha portato la finale dello scorso anno, emozioni a non finire. Abbiamo perso con un Crema che è salito poi in Serie 1 facendo anche molto bene. E abbiamo perso quest'anno, ma abbiamo rinnovato la squadra, abbiamo vinto anche dal punto di vista delle scelte, prendendoci anche un po' qualche scommessa in questo senso, che ritengo che abbiamo vinto con qualche giocatrice che si è affacciata al girone nord della Serie 2 da grande protagonista, e ancora una volta stasera lo ha dimostrato. Con la vittoria nell'ultimo turno, la Jolly Handball, la squadra di pallamano, parteciperà alla prossima Serie A Bronze. Quindi ascoltiamo le interviste per questo bel traguardo. Sì, sono felicissima del percorso che hanno fatto i ragazzi. Li hanno dimostrato che comunque se lo meritano di andare in A. E non siamo ancora, diciamo, con la testa ci siamo. Con la classifica definitivamente no, ma il campo ci sta dando ragione sul gioco, per cui sono felicissima insieme ai ragazzi. Mancano ancora due partite, però insomma dovrebbero essere almeno la prima delle due una formalità. Invece col Torri ci sarà una partita clou sempre qua, ultima di campionato in casa. Spero, sarà sicuramente una bellissima partita, perché comunque è di vertice. Il Torri è una squadra molto preparata e forte. Noi penso altrettanto, e quindi uno spettacolo per la pallamano. Sì, noi dobbiamo ancora vincere due partite e arrivare al nostro obiettivo, che era di 40 punti. Chiaramente con questa vittoria di oggi siamo matematicamente secondi, e quindi siamo in A2. E va bene. Diciamo che oggi gli avevo chiesto di... Ci mancava quel centimetro. Noi questo risultato, questa possibilità l'abbiamo costruita negli ultimi due anni, lavorando duro, centimetro dopo centimetro, e oggi abbiamo preso il centimetro che mancava. Abbiamo preparato bene, sono stati bravi, e adesso ce la godiamo. Poi settimana prossima giochiamo ancora, ma insomma va bene. Abbiamo giocato con un uomo in più, il nostro pubblico veramente spettacolare. Però siamo arrivati anche consapevoli che abbiamo fatto un passo falso a paese, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo preparato due settimane questa partita in maniera intensa ad allenamento, abbiamo dato il 100% e sapevamo fin dall'inizio che l'avremmo vinta. Certamente sono d'accordo con quello che ha detto il nostro capitano, e questa partita l'abbiamo preparata molto bene in queste due settimane, e sono contento di come è andata la partita. Insomma, eravamo molto uniti tra di noi. Questo era l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 15 con Pomeriggio Calcio e poi alle 19 di nuovo con il TG Sport. Una buona serata a tutti voi.